Treni soppressi e ritardi, il maltempo in Emilia-Romagna, conseguenze anche sulla Lecce-Milano e sulla Lecce-Bologna. Nessuna difficoltà segnalata sui voli da aeroporti di Puglia. Prezzi dei prodotti agricoli al ribasso e aumento dei costi di produzione. Gli agricoltori pugliesi sul piede di guerra annunciano la protesta ai piedi dell'assessorato, ad aggravare tutto il clima impazzito che complica la raccolta di ciliegie. Sanità, l'edilizia ospedaliera approda in commissione regionale in Puglia, rassicurazioni sui tempi della struttura di Andria, mentre c'è la gara per quella del Nord Barese. Intanto ancora disagi a Lecce, a Francavilla, resta chiusa la ginecologia. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione interregionale di Antenna Sud. Partiamo con quelli che sono i disagi registrati a causa del maltempo anche in Puglia come conseguenza di quello che è successo in Emilia-Romagna. Passeggeri però avvisati per tempo, il maltempo in Emilia-Romagna è vero che provoca soppressioni e ritardi sulla linea ferroviaria Lecce-Milano e Lecce-Bologna, ma da Trenitalia fanno sapere che non ci sono stati grossi problemi. Nessun ritardo invece sui voli segnalati da Aeroporti di Puglia. Partiamo di qui. Quattro frecce e quattro intercity cancellati sulla tratta Lecce-Milano e Lecce-Bologna, ma fortunatamente nessun disagio. Sono stati avvisati tutti per tempo con mail e sms i passeggeri fruitori dei mezzi delle Ferrovie dello Stato che dalla Puglia stanno raggiungendo in questi giorni il nord Italia a causa del maltempo che sta imperversando sull'Emilia-Romagna, in particolare da Bologna alla costa. Nessun disagio in stazione centrale del capoluogo pugliese, dove sui timetable risulta cancellato solo il treno per Milano delle 11:30 e quelli per Lecce con un ritardo di 3 ore e 20, quello delle 7:44, e di 2 ore e 20, quello delle 7:05. Da Trenitalia fanno sapere che tutti i passeggeri sono stati contattati preventivamente, dando loro la possibilità di ottenere il rimborso della tratta o lo spostamento della prenotazione. Intanto sono state riscontrate durante la mattinata limitazioni del percorso ferroviario, soprattutto tra Pesaro e Ancona, e alcuni treni sono stati dirottati dalla linea adriatica su quella tirrenica per raggiungere Milano e Bologna. Trenitalia consiglia comunque di tenere d'occhio i siti Infomobilità e Viaggiatreno, oltre a FS News, per viaggiare in tutta sicurezza. Nessun disagio invece per quanto riguarda i voli. Da Aeroporti di Puglia fanno sapere che non sono pervenute cancellazioni sull'unico volo che collega l'Emilia-Romagna, ovvero quello con il Marconi di Bologna. Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte davanti all'ingresso di un bar nel centro storico di San Pietro Vernotico nel Brindisino. Per San Pietro Vernotico è stato un risveglio improvviso, con il cuore in gola, in piena notte, come accadeva ormai più di 30 anni fa. Una bomba artigianale di alto potenziale è stata fatta esplodere davanti all'ingresso del bar in piazza, nel cuore del paese. L'ordigno ha mandato in frantumi la vetrata della porta e distrutto il gradino di marmo all'ingresso sul quale è stata collocata. Da anni anche all'interno del locale, che si trova nella centralissima piazza del Popolo, a pochi metri dalla chiesa matrice e dalla torre dell'orologio. Per avere un'idea della potenza dell'ordigno è sufficiente alzare lo sguardo sulla porta finestra al primo piano del palazzotto ottocentesco che ospita il bar. Il vetro superiore è andato distrutto per le vibrazioni dell'esplosione. L'attentato è stato compiuto poco prima delle 4 di mercoledì mattina. Il bar era rimasto aperto sino a un'ora prima, con tanti ragazzi seduti ai tavolini. Il proprietario non è in paese, da qualche giorno si trova in vacanza insieme alla compagna. Al suo rientro sarà ascoltato dagli investigatori. La deflagrazione, avvertita in tutto il paese, ha fatto scattare decine di allarmi di abitazioni e auto vicine. I carabinieri hanno acquisito le immagini della telecamera circuito chiuso del bar, puntata proprio sull'ingresso del locale, e poi di quelle che si trovano nelle strade attigue per cercare di risalire all'identità degli autori. Solo qualche giorno fa l'auto di una donna era stata data alle fiamme nella notte ad alcune centinaia di metri di distanza e a febbraio 14 colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi contro la vetrina di una salumeria. Nelle ore successive un giovane era stato arrestato dai carabinieri. Il timore è che dopo decenni di relativa tranquillità il paese possa tornare a vivere la pressione della criminalità che aveva segnato duramente la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Proprio per questo i carabinieri sono al lavoro per tentare di chiudere subito il cerchio sugli autori dell'attentato e per accertare se il movente sia legato al racket delle estorsioni, ossia invece di natura privata.
I carabinieri di Taranto hanno denunciato in stato di libertà una coppia accusata di ricettazione in concorso di capi di abbigliamento, calzature, accessori del valore di circa 40.000 euro, oggetto di furti commessi ai danni di un'azienda commerciale del territorio. Le indagini sono state avviate lo scorso aprile e la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri ha permesso di acquisire indizi di colpevolezza nei confronti di un magazziniere e di sua moglie, nei quali confronti è stato eseguito un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura. Poi il materiale rinvenuto è stato consegnato al legittimo proprietario. Adesso invece il processo Landella, prima udienza oggi sul banco degli imputati per presunto giro di corruzione tangenti al comune di Foggia, anche l'ex primo cittadino, appunto, sono 72 in tutto i testimoni contro di lui, dell'accusa, insomma. Sentiamo. A Foggia si ritorna in aula di tribunale per il processo sul presunto giro di tangenti a Palazzo di Città, a carico tra gli altri dell'ex presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino e dell'ex sindaco Franco Landella, che ha voluto essere presente alla prima udienza, in occasione della quale gli avvocati difensori hanno sollevato una serie di questioni preliminari, come quella formulata dall'avvocato Ciarambino sulla corretta formulazione dei capi di imputazione e quella inerente all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata dagli avvocati Sisto e Curtotti. Questa questione, a mio avviso, benché sia una questione, diciamo, procedurale, incide sul prosieguo del giudizio e va risolta, come tutte le questioni preliminari, così come dicono i latinisti, in limine litis, cioè prima che inizi il dibattimento vero e proprio. Se dovesse essere accolta questa questione, al di là, diciamo, di quelle seppur diverse che sono state sollevate da altri colleghi, a mio avviso gli atti devono regredire necessariamente alla fase dell'udienza preliminare, dove il GUP dovrà rinviare o meno a giudizio nuovamente gli imputati, però in questo caso articolando i capi di imputazione in maniera coerente rispetto alla modifica che gli stessi pubblici ministeri fecero il 5 luglio del 2022. Ci sono tante questioni che abbiamo sollevato stamattina, il collega Sisto è ritornato su una questione che abbiamo già sollevato sull'incidente probatorio, che è fondamentale per l'esercizio del diritto di difesa, perché abbiamo eccepito la nullità o comunque l'inutilizzabilità di quell'atto, perché è stato fatto senza metterci a disposizione le intercettazioni telefoniche nella forma degli audio delle stesse. Quindi abbiamo potuto fare domande senza avere la consapevolezza piena di quello che è il contenuto di queste intercettazioni. Basta ricordare che proprio in genere probatorio anche lo stesso GIP alcune volte fa riferimento alle intercettazioni di cui noi non conoscevamo il testo completo, e questo lede il diritto di difesa ed è fondamentale chiarirlo in questa fase preliminare al giudizio. Prezzi dei prodotti agricoli al ribasso, aumento dei costi di produzione, gli agricoltori pugliesi insomma sono sul piede di guerra e dalle associazioni di categoria, in particolare Confagricoltura, annunciano una protesta per le prossime ore, in particolare la giornata di giovedì, ai piedi dell'assessorato all'agricoltura regionale. E ad aggravare tutto c'è il clima impazzito che complica anche la raccolta di ciliegia. Noi siamo stati nel centro cittadino simbolo della ciliegia in Puglia, a Turi, fortunatamente però non è a rischio la sagra. Guardate. Le spaccature della pioggia, le ammaccature causate dal vento. Il comparto cerasicolo di Turi è in grave difficoltà, come testimoniano le immagini che vi stiamo facendo vedere e le parole di due produttori. Il quantitativo di ciliegie spaccate supera il quantitativo delle ciliegie buone da raccogliere, ma i prezzi irrisori non ci consentono nemmeno di raccogliere, in quanto andremmo addirittura a metterci degli altri soldi dalla nostra tasca per poter ripulire gli alberi. È una campagna da dimenticare. Di certo è un prodotto che dispiace notevolmente non poter conferire e quindi non poter far arrivare sulle tavole, perché quest'anno noi avevamo un prodotto di altissima qualità. Le istituzioni si sono già attivate per permettere ad un comparto che porta avanti l'economia della città di sopravvivere senza danni importanti a questa ondata di maltempo. Stiamo valutando quali possono essere le azioni che insieme possiamo far sviluppare comune, regione, organizzazioni agricole,
proprio ieri ne avevamo parlato in assessorato, di queste ed altre emergenze che purtroppo dobbiamo gestire insieme alla ordinarietà. Vengono fuori davanti a queste situazioni tutte le problematiche che insomma, l'agricoltura e gli agricoltori subiscono anche per i costi così elevati. È un momento da un lato di capire subito, immediatamente che cosa possiamo fare e dall'altro comprendere anche quali agevolazioni la Regione e anche comunque il Ministero dell'Agricoltura possa dare in questo momento. Riformare il settore sfruttando le innovazioni tecnologiche, questo è il pensiero della Coldiretti. È impensabile continuare a conservare questo tipo di assetto, ecco per cui sul futuro PSR bisogna iniziare a creare un piano quinquennale con la quale rivisitiamo tutti gli assetti, sia varietali laddove necessario, ma soprattutto strutturali, portando le coperture, creando impianti di irrigazione altamente sostenibili, dove in 5 anni ci ricreiamo la nostra struttura cereasicola che è competitiva. Brindisi è il porto di sbarco assegnato a Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere che ha salvato ieri 26 persone su un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Tra i sopravvissuti anche una donna incinta e 8 bambini, ci vorranno circa 2 giorni di navigazione per raggiungere il porto pugliese. E adesso invece ci spostiamo in Basilicata, andiamo a Potenza per il Consiglio regionale dedicato alla ricerca e lo sviluppo. 71 borse di dottorato a connotazione industriale cofinanziate dal Ministero dell'Università e dalla Regione Basilicata per le imprese che vogliono investire in ricerca e innovazione. Una grande opportunità per il mondo imprenditoriale lucano che è stata presentata oggi, a pochi giorni dalla scadenza delle domande, dall'assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella, dal direttore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata Acanio Sabia e dalla prorettrice alla ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, la professoressa Patrizia Falabella. Un'opportunità imperdibile per le imprese lucane di portare dei ricercatori dell'Università della Basilicata per 3 anni nelle proprie aziende per avere un dottorato di ricerca innovativo industriale. È lo strumento più importante che abbiamo a disposizione. Abbiamo 71 borse di dottorati di ricerca assegnati alla Basilicata con un finanziamento al 50% ministeriale e ad oggi siamo soltanto a 3 richieste. I restanti circa 40.000 euro che le imprese dovrebbero mettere per 3 anni potrebbero essere anche pagati al 50% dalla Regione Basilicata. Un'opportunità che non possiamo perdere e quindi io faccio appello a tutte le imprese della Basilicata per contattare l'università e per far sì che degli studenti dell'università possano avere questo dottorato di ricerca. Le aziende interessate potranno contattare direttamente la professoressa Falabella all'indirizzo mail patrizia.falabella@unibus.it. I ragazzi hanno opportunità incredibili perché devono trascorrere almeno 6 mesi su 3 anni all'estero in centri di ricerca, in università, e questo dà loro una formazione e una maturazione che è davvero sorprendente. Parliamo di sanità adesso, ci spostiamo nel Consiglio regionale della Puglia a Bari, dove approda l'edilizia ospedaliera. Ci sono rassicurazioni sui tempi della struttura di Andria, mentre c'è la gara per quella del Nord Barese. Sentiamo i dettagli. Un'audizione importante che ha messo in luce, è vero, alcune criticità, però ci ha dato delle conferme, quelle che cercavamo e soprattutto quello che quel territorio cerca. La città di Andria merita un ospedale da 400 posti letto e questo è stato confermato, merita un ospedale di emergenza urgenza capace di dare risposte all'emergenza sanitaria. In prima commissione regionale torna il nodo dell'edilizia ospedaliera. Dal Dipartimento Salute rassicurano sui tempi del nosocomio di Andria con una cabina di regia già al lavoro per accelerare i procedimenti avviati sul progetto del 2022. Adesso in virtù di ciò che il Ministero ha chiesto alla Regione di rivedere la rete ospedaliera di tutti gli ospedali della Puglia e nel riandare a rimodulare il piano clinico gestionale dell'ospedale di Andria, il progetto che prevede dei costi aggiuntivi trova copertura nelle fonti di finanziamento che ci sono e soprattutto adesso si aspetta che i tecnici, i progettisti che hanno vinto la gara incaricati rivedano questo progetto secondo le indicazioni della cabina di regia. E vale anche per l'ospedale del Nord Barese. Il 5 maggio scorso è stata approvata dalla ASL la delibera per la gara di affidamento per la progettazione
Con tanto di rassicurazioni del responsabile unico del procedimento sulla tempistica, la data di scadenza per presentare l'offerta è quella del 19 giugno, mentre il 22 ci sarà la seduta pubblica per passare dall'offerta tecnica a quella economica. L'auspicio, spiegano, è che nel mese di agosto possa avvenire l'aggiudicazione, a ottobre dunque la sottoscrizione definitiva. Ancora sanità in Puglia, ci spostiamo nel Brindisino, a Francavilla Fontana, dove resta ancora chiusa la ginecologia. Secondo le promesse, la situazione comunque critica avrebbe trovato parziale soluzione proprio questa settimana per una ripresa dei ricoveri e quindi delle nascite. Invece nulla da fare per il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Dario Camerlingo di Francavilla Fontana. Alla faccia del termine indicato dalla direttiva ASL, nonostante i riflettori della campagna elettorale, la bacchetta magica in regione non ce l'hanno mica. E la carenza di personale, esplosa ad aprile dopo un mese e più, non è ancora stata risolta, anzi in attesa che si chiuda il concorso indetto è persino peggiorata. Oggi siamo al 17 di maggio, sì, e le dico che il reparto è ancora chiuso. Sì, lei ha ragione, non a caso io fra poco sto andando a Bari per vedere un po' se ci sono novità, perché si sta cercando in tutti i modi non di... c'è personale. Non c'è personale. No, no, aggiungo un'altra, sì, un'altra notizia, che un'altra diciamo figura, insomma un medico che si è anche licenziato, di conseguenza fra qualche settimana non potrà più neanche fare turni per essere parto di ginecologia. Ora la nuova data da segnare in rosso sul calendario è quella del 26 maggio, ovvero il giorno della scadenza del nuovo concorso indetto. Andasse male pure quello, beh, serviranno altre idee. Nel frattempo, niente bebè al Camerlingo. Ancora sanità, perché non mancano le criticità a Lecce, ci sono delle sollecitazioni da parte delle istituzioni regionali. Carenze di personale e di risorse economiche, ospedali di comunità che ancora non sono stati attivati. È l'altra faccia della sanità pugliese, che da un lato vede la presenza di operatori sanitari e di personale medico d'eccellenza, che anche durante il Covid non si è fermato, ma che poi deve fare i conti con le criticità quotidiane, che vanno a discapito dei servizi offerti agli utenti. E su questo arriva la sollecitazione da parte della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone ad un maggiore ascolto e confronto da parte di tutti. Oggi è il tempo però di valutare sia le eccellenze sia le carenze del nostro sistema complesso sanitario, che è un sistema che riguarda la regione ma anche a livello nazionale, per cui è chiaro c'è bisogno di maggiori risorse innanzitutto umane, sono pochi i medici e bisogna lavorare con ciò che c'è, però bisogna anche avere un'organizzazione efficiente, efficace, questo richiede ascolto. Vero che le risorse economiche sono troppo poche, la spesa storica non ci avvantaggia, ma è vero anche che stiamo facendo una grande battaglia su questo e che la nostra organizzazione deve essere sempre più efficiente, con tutti i controlli possibili, a tutti i livelli. E l'assessore regionale Sebastiano Leo fa anche un particolare invito ai sindacati. Vorrei che tutto il sindacato, di qualunque tipo, fosse a fianco, diciamo così, come lo è obiettivamente, dei lavoratori, e che le critiche sono giuste, giustissime, e però ogni tanto dobbiamo anche dare qualche merito, oltre a tanti ancora disagi che ci sono nella sanità pugliese e italiana, ci sono anche tanti obiettivi che vengono raggiunti. Si è conclusa a Bari la due giorni sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, la presenza dei vertici nazionali e regionali dell'INAIL. È emersa la necessità di una maggiore energia e sinergia tra gli enti e le istituzioni e le parti sociali. La prevenzione nei luoghi di lavoro è stata al centro di una due giorni a Bari, dove nell'ambito del roadshow nazionale di presentazione del piano triennale per la prevenzione Made in INAIL sono stati illustrati i nuovi scenari che si sono delineati a seguito delle transizioni verde, digitale e demografica, ma anche delle mutazioni dei processi produttivi e della robotizzazione. Partendo dall'analisi del dato infortunistico, illustrato il sistema di sinergie tra INAIL e gli enti istituzionali. Questa iniziativa vuole sensibilizzare ai temi della prevenzione, perché il fenomeno infortunistico in Puglia è drammaticamente intenso e dobbiamo agire sulla cultura, sulla formazione, utilizzando anche il veicolo della scuola, perché gli studenti sono il nostro vero strumento per entrare nelle famiglie e determinare un cambio di passo rispetto a questo tema.
cerchiamo di fare un punto e promuovere quella cultura del rischio, della sicurezza, che è la base principale dell'applicazione delle norme. Inculcare nei giovani lavoratori, nei giovani dirigenti del futuro il tema della salute e sicurezza. All'Hotel Excelsior di Bari un confronto a più voci per consolidare quel patto di alleanza tra Stato, società civile, forze sociali ed economiche per fronteggiare con nuovi strumenti e metodologie il fenomeno infortunistico. C'era anche il prefetto di Bari, Bellomo. Questa iniziativa è molto importante per incidere e sviluppare sempre più la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. È stato fatto dalla sede regionale un grande lavoro cercando di intercettare anche le giovani generazioni e cercando di parlare quello che è il loro linguaggio. Andiamo in Basilicata, Potenza, ora per una conferenza in comune. Ci sono importanti novità per quanto riguarda gli asili nido. La realizzazione di 5 nuovi asili nido comunali in aggiunta ai 4 esistenti per ulteriori 100 posti che si andranno a sommare agli attuali 190. La riduzione della fascia 6 di esenzione delle rette da 8.000 a 5.000 euro e la diminuzione delle rette con il quasi dimezzamento dei costi rispetto all'anno corrente. Queste le principali novità previste per gli asili nido riguardanti l'anno educativo 2023-2024 illustrate nella sala dell'arco di Palazzo di Città a Potenza. Prevista anche una nuova sessione dedicata sullo sito del Comune dove trovare tutte le informazioni utili già online e consultabile. Con la conferenza stampa di oggi presentiamo il servizio di asilo nido per il nuovo anno educativo 2023-2024. Tra gli obiettivi che questa amministrazione, in particolar modo l'assessorato all'istruzione, si erano prefissi, abbiamo innanzitutto la riduzione delle rette. E infatti abbiamo fatto in modo che l'esonero fosse ampliato, la fascia di esonero fosse ampliata da 5.000 euro ad 8.000 euro e abbiamo una significativa riduzione delle rette che vengono abbattute di circa la metà dell'importo per arrivare ad una retta massima che storicamente era sempre stata di 327 euro e che adesso dal prossimo anno sarà invece di 160 euro. Quindi un buon vantaggio per le famiglie che potendo eventualmente usufruire anche del bonus IMSS potrebbero vedere proprio il servizio di asilo nido assolutamente gratuito per i loro bambini. Tra le altre novità stiamo lavorando anche grazie ai progetti del PNRR ad avere un ampliamento di questo numero di posti. Probabilmente con molta possibilità diciamo questo numero di posti sarà di un ulteriore 100 posti a partire dall'anno 2024. Sono diversi i comuni pugliesi che vanno al ballottaggio il 28 e il 29 di maggio prossimi. Vediamo quali. I primi eletti hanno già festeggiato, convocato i comizi di ringraziamento e adesso attendono la cerimonia di proclamazione per mettersi al lavoro. A Monopoli il risultato bulgaro di Angelo Annese porta in dote al centrodestra 20 seggi e un boom delle civiche pronte a battere cassa sull'esecutivo che verrà. Sugli altri fronti si prova a capire se esista o meno lo spazio per apparentamenti o anche alleanze per il secondo turno. A Brindisi le diplomazie sono a lavoro, da Sinistra Italiana il segretario Nico Bavaro formalizza le aperture alla coalizione di Roberto Fusco, ma è ancora presto per parlare di fumata bianca. Pino Marchionna invece ha escluso ponti lanciati a Lino Luperti, riuscito a fare persino meglio di Rossi e dei suoi. A Lumicino Intese ad Altamura, centro più grande nel barese del testa a testa tra Antonio Petronella e Gianni Moramarco. Il primo si è fermato al 47%, il secondo 3 punti sotto. In mezzo ai competitor Carlo Vulpi e Donato Laborante che si sono già sfilati dagli accordi, così come non nasconde la delusione il Movimento 5 Stelle, che faticherebbe, spiega, ad accasarsi in due coalizioni che vedono pezzi di centrodestra all'interno. A Valenzano il testa a testa è tra Giampaolo Romanazzi e Variamo Risco. Se vincesse il primo avrebbe al fianco più della metà dei componenti della precedente esperienza amministrativa, finita anzitempo. A Mola Colonna non ce l'ha fatta per poche centinaia di voti. Brunetti è già in contatto con gli sfidanti, come l'ex sindaco Gian Grazio di Rutigliano, che potrebbe essere ago della bilancia, come Francesco Pistilli ad Acquaviva. I giri di giostra però sono appena cominciati. Ci sono i commenti della politica nazionale sui risultati di ieri alle amministrative, sentiamoli. Bisognerà aspettare l'esito dei ballottaggi per avere una mappa definitiva dei sindaci che governeranno le città, ma per la Premier Giorgia Meloni il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani. Vogliamo continuare a governare bene le città dove siamo stati al governo e vogliamo
dimostrare che si può governare meglio le città dove la sinistra, che è in difficoltà, non pensiamo ad Ancona, pensiamo a Brindisi, non è riuscita a ben governare. Significa che l'azione di governo è apprezzata da parte degli italiani, stiamo lavorando bene, il centrodestra, governo Meloni, ma anche Forza Italia, la Lega, è un segno importante. Dal PD trapela fiducia, in ottima salute, ha assicurato la segretaria Elly Schlein. In questa tornata ci rialziamo con slancio. Noi primo partito in quasi tutti i comuni capoluogo. Poi parla delle alleanze con i pentastellati che però non superano il 5%. Con tutti i leader noi ci siamo. Avanziamo, questo è importante. E naturalmente siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere. Tra due settimane nelle città. La destra frena. Ma queste per le opposizioni saranno due settimane di fuoco. Piaccia o non piaccia, il secondo turno ha quella trentina di comuni, quantomeno, adesso non ricordo il numero preciso, che faranno la differenza per attribuire agli uni o agli altri la vittoria. Insomma, è come una finale di andata in cui il risultato è un pareggio, vediamo chi vince al ritorno. Alleanza Verdi Sinistra ottiene ottimi risultati, cresce, in molti capoluoghi supera il 100%. Siamo in chiusura di questa prima parte del nostro telegiornale, termina qui la pagina interregionale dedicata alla Puglia e alla Basilicata. Tra poco ci sono le notizie dalle province di Bari, Labatt e Foggia. Non cambiate canale. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.